Probabilmente appena rientrate a Firenze, Alexandra Cotti e compagni avranno raccontato di essere incappate nel loro weekend siciliano in un uragano sportivo di categoria 5 e di aver potuto fare ben poco per scamparvi. L'equipe Orizzonte Catania travolge la neopromossa Rarinantes Florentia con un 20 a 7 che da solo non basta a spiegare lo strapotere espresso in acqua da Garibotti e compagne, brave ad indirizzare subito la partita. Bastano infatti 24 secondi a Rosaria Aiello per dare il primo dispiacere alle toscane, scena ripetutasi con frequenza impressionante nei primi minuti del match con l'Etne che chiudono il primo parziale sul 7-1. Il margine dà modo a Martina Miceli di poter gestire le forze delle sue ragazze, ampliando la rotazione e dando modo di acquisire minutaggio anche alle più giovani. L'esito del match, del resto, non ne risente, con le fiorentine capaci di tenere vivo solo il secondo parziale finito sull'1 pari. L'Orizzonte torna ad accelerare dopo il cambio vasca, chiudendo gli ultimi due parziali sul 6-3 e 6-2, concedendo qualcosa alle ospiti a risultato ormai in ghiaccio. Sugli scudi ancora una volta Roberta Bianconi, che stavolta però divide il trono di top scorer della gara con l'Aiello e una Morvillo bravissima a calarsi nel clima partita tutte a quota 4 reti. Alla sagra del gol allestita dalla squadra rossazzurra partecipano anche Capitan Garibotti, Carolina Jonno, Catarina Vandersloot, Claudia Marletta e Roberta Santapaola. A fine gara Martina Miceli smorza gli entusiasmi e ribadisce la complessità del percorso da fare. Mi è piaciuto l'atteggiamento in difesa, molto concentrate, in attacco ci siamo innervosite, perché comunque gli arbitri giustamente hanno messo in atto le nuove disposizioni, quindi qualche espulsione in più sull'attacco del pallone a Sabrina, hanno lasciato correre qualcosa, qualcuno di noi si è innervosito e questo non mi è piaciuto e su questo dobbiamo tanto lavorare, perché rimaniamo con i piedi per terra, non abbiamo ancora dimostrato nulla e per dimostrare qualcosa e per dimostrare le stesse cose che ha dimostrato il Padova servirà tanto tanto tempo e tante tante partite importanti giocate all'ultimo secondo. Arriveremo lontano, però senza fare proclami, sapendo che i grandi obiettivi si raggiungono step dopo step. La carica e l'entusiasmo dell'ambiente si riflettono nelle parole di Isabella Riccioli. Per noi sicuramente c'è stato un cambio davvero radicale, perché abbiamo una squadra totalmente nuova e questi nuovi innesti sicuramente hanno un forte, fortissimo impatto su tutte. Sicuramente c'è questa atmosfera, ma stiamo cercando di viverla passo passo, partita per partita, non dobbiamo esaltarci subito, dobbiamo appunto costruire ogni giorno e non lavorare serenamente, consapevoli di quello che possiamo fare. L'Orizzonte adesso si accomoderà in poltrone e osserverà il proprio turno di riposo in campionato. Le rossazzurre torneranno in vasca sabato 4 novembre ancora alla Scuderi, dove tornerà a render visita il Cosenza.